Nel 2010 il nostro governo spenderà 23 miliardi e 500 milioni di euro per le forze armate. Serviranno per pagare gli stipendi, comprare gli armamenti, finanziare le missioni all'estero. Quanto a spese militari, continuiamo ad essere l'ottavo paese al mondo. Il carro armato scritto da Francesco Vignarca e Massimo Paolicelli fa i conti in tasca al nostro esercito, che è composto da volontari da ormai un decennio ed è costruito intorno al cosiddetto nuovo modello di difesa. Le forze armate non servono più a difendere il territorio da eventuali invasioni straniere, ma servono a difendere gli interessi anche economici dell'Italia dovunque essi siano minacciati. Per cui in questo nuovo modello di difesa si può andare tranquillamente in Iraq, in Afghanistan, al di là che lo richiedono le Nazioni Unite o i gruppi internazionali degli stati, ma anche proprio per difendere gli interessi italiani. E questo vuol dire cambiare completamente lo strumento militare, non più una truppa forte e numerosa di difesa come poteva essere quella con la legge da 330.000 uomini, ma un tentativo di organizzare forze armate professionali, anche se pure in quello abbiamo fallito. In Italia appunto abbiamo 190.000 effettivi, ma siamo in grado di dislocare all'estero solamente 10-11.000 unità, un rapporto bassissimo rispetto agli altri eserciti. E questo è soltanto il primo di tanti altri sprechi, a cominciare dal numero eccessivo di ufficiali e comandanti di alto grado, ancora abili, arruolati e stipendiati, così tanti che al posto di una piramide del comando ci troviamo a fare i conti con un cubo. Su circa 190.000 uomini e donne effettivi del nostro esercito, circa 98.000 sono sottufficiali e ufficiali, come dire che ci sono più comandanti che comandati. Miliardi di euro spesi, miliardi di euro da spendere per mantenere l'esercito al passo coi tempi. L'ordine arriva direttamente dal ministro della difesa Ignazio La Russa. In totale, nei prossimi 15 anni, l'Italia spenderà oltre 20 miliardi di euro per arrivare a una flotta di almeno 250 cacciabombardieri, di cui alcuni hanno addirittura proiezioni offensive e possono portare armi nucleari. La domanda è se ci servono veramente e se questi soldi non possono essere invece sfruttati per altre cose molto più importanti. Il riferimento è all'acquisto di 131 caccia Joint Fight Striker, costo 13 miliardi di euro. Con 13 miliardi si potrebbe ricostruire il centro dell'Aquila colpito dal terremoto, costruire migliaia di asili in tutta Italia che servono o dare anche un sussidio di disoccupazione a circa 1 milione di disoccupati. L'Italia è l'unico paese al mondo in cui viene riconosciuta per legge la possibilità di difendere la patria non solo con le armi ma anche con una difesa popolare e non violenta. Questa è una grandissima conquista di civiltà del nostro paese. Per il servizio civile si spendono pochi milioni di euro, per il servizio militare, in realtà per tutto il comparto militare della difesa, anche il finanziamento ai sistemi d'arma, si spendono i miliardi. L'industria bellica, insomma, non conosce crisi. Lo dimostrano anche i bilanci in crescita di Finmeccanica, holding di riferimento delle armi in Italia, posseduta per il 30% dal governo. È tra le prime 10 industrie armiere al mondo. Finmeccanica l'anno scorso è stata tra le principali aziende armiere del mondo e in particolare una di quelle che ha aumentato di più i propri ritorni, il proprio fatturato. Per cui anche in questo ci stiamo collocando bene. Ed è un peccato perché Finmeccanica al suo interno ha anche delle grandissime potenzialità dal punto di vista civile, per esempio sulla costruzione dei trasporti, sulla costruzione delle ferrovie. Eppure ci si concentra soprattutto sul business militare, perché è un business sicuro, un business dove poi gli stati, quando dicono di comprare, anche se il prezzo aumenta, alla fine pagano lo stesso, e non ultimo è uno dei business che maggiormente sviluppa tangenti. Transparency International stima che il commercio di armi, pur essendo solamente il 2% del commercio mondiale, sviluppa il 50% della corruzione mondiale.